che devo caro tre di giorno. Siamo qui con Luca Zuccolotto della FIOM, oggi una manifestazione itinerante, perché? Siamo andati a trovare le banche, roba inusuale per noi del sindacato, per i lavoratori, di solito ci confondiamo con padroni, insomma con il governo, perché le banche in questo momento non stanno elargendo un credito che metterebbe in ginocchio la CC di Mel. Abbiamo pensato di andare banca per banca, cioè le banche che fanno parte di un pool che dovrebbe elargire un credito, e voglio sottolineare un credito non a fondo perduto, garantito dallo Stato, un credito irrisorio che però se non viene dato condannerebbe questa fabbrica alla chiusura. Abbiamo fatto anche un'altra operazione, abbiamo anche spiegato a queste banche che oggi siamo qua come ACC, ma siamo qui anche a nome delle altre aziende piccole, medio-piccole, di commercianti, di artigiani che per colpa del credito hanno perso il posto di lavoro. E la politica al nostro fianco oggi forse serve per cominciare a fare una discussione che vede rimessa in discussione il sistema creditizio di questo paese. Ma noi speriamo già oggi pomeriggio di avere una notizia confortante da parte del nostro commissario che ci dica che le banche hanno aperto i cordoni, che significa pagare i stipendi arretrati, pagare il stipendio di settembre, cominciare a comprare il materiale che ci serve per cominciare a produrre seriamente dal prossimo.